C'è chi, sulla soglia dei 63 anni, coltiva il desiderio di godersi la meritata pensione dopo tanti anni di fatica. C'è chi, invece, coltiva il proprio orto mettendoci non solo la passione per gli ortaggi, ma anche quella meno salubre, ma più redditizia per le piante di cannabis, da cui ricavare sostanza stupefacente. Peccato che l'aspirante pollice verde di Giovenceto, che la copiata pomodori marijuana, non sia piaciuta affatto ai carabinieri, autori ieri sera di un'incursione non prevista nella proprietà sui coli berici di un vicentino, che ha concluso la serata in una camera di sicurezza del carcere del Papa di Vicenza. Considerazioni su cui dovrà ragionare Ivan Mattiello, residente nel piccolo paese del Basso Vicentino, arrestato in flagranza di reato ieri sera nella sua abitazione dai carabinieri della stazione di Barbarano e Mossano. Da valutare anche la posizione di due giovani uomini di 28 e 31 anni, che potrebbero avere un ruolo nella coltivazione diretta illecita trovati nell'abitazione nel corso del blitz e sotto l'indagine a piede libero. A finire in cella, in attesa delle decisioni di un giudice della Procura di Vicenza, è stato intanto il proprietario del terreno denunciato con capo d'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per gli altri due possibili complici, o forse semplici consumatori amici del padrone di casa, è partita la doppia segnalazione al prefetto Berico in qualità di assuntori in attesa di ulteriori approfondimenti. Le loro generalità non sono state rese note dai carabinieri, mentre il nominativo per esteso di Mattiello è stato diffuso in quanto arrestato in regime di flagranza di reato.